Da pochi giorni è iniziato il nuovo anno scolastico. A Pescara nelle ultime ore c'è stata anche una protesta nei pressi del comune di alcuni lavoratori delle mense comunali di Pescara. Si parla della questione mense, anche di quanto accaduto nei mesi scorsi con le intossicazioni di alcuni ragazzi delle scuole elementari. Avvocato Nardella, vogliamo un attimo spiegare qual è la situazione e chiarire anche quello che è accaduto nelle ultime ore a Pescara? La protesta dei lavoratori appunto è stata fatta per una riduzione delle ore. Ovviamente io ieri ho incontrato i lavoratori in maniera informale per strada sotto la piazza del comune per capire anche quali erano le loro esigenze, perché ho spiegato c'è una gerarchia di priorità. Le priorità vedono al primo posto il diritto delle famiglie, sono circa 2500 famiglie coinvolte da un eventuale servizio mensa che dovesse ritardare, e si è posta anche la questione del tempo pieno. Con i lavoratori abbiamo raggiunto un accordo, è chiaro che ognuno è qui per tutelare i propri diritti, cerchiamo di fare fronte comune perché nessuno ci rimetta, perché nessuno è colpevole di questa situazione, ma sicuramente le famiglie in primis sono state coinvolte. Per cui attualmente c'è in corso la trattativa tra la CAMST e il Comune per l'eventuale accettazione del servizio mensa, e ci sarà una scelta se farlo con accordo sindacale o successivamente trattare con i lavoratori in sede protetta. La mia istanza presentata ieri al Comune, che spero sia stata già presentata all'organo regionale per la competenza scolastica, è quello di sospendere il tempo pieno in attesa della riapertura del servizio mensa, che a mio avviso avverrà a brevissimo. Altra questione importante era la riapertura delle iscrizioni a mensa, anche per avere un quadro chiaro di quelli che saranno poi i fruitori di questo servizio, e ho avuto notizie certe per cui tra domani e lunedì saranno riaperte anche le iscrizioni a mensa. Cerchiamo di andare verso una normalizzazione della situazione, cercando di non ledere nessuno, tenendo ben presente che in primis ci sono le famiglie da tutelare, ovviamente i bambini.